Ciao e bentornati nel canale. Oggi prepareremo due ricette, ovvero due bevande che sono perfette da gustare calde durante questa meravigliosa stagione. Vediamo insieme come prepararle. La prima bevanda che vi propongo è il Golden Milk a base di curcuma e zenzero, con enormi benefici per la nostra salute. Per prepararlo ci servirà del latte di soia, della curcuma, della cannella, una manciatina di pepe e dello zenzero fresco, tagliato anche grossolanamente. Per prima cosa prendiamo un pentolino, mettiamo il latte, aggiungiamo un bel cucchiaino di cannella, un bel cucchiaino di curcuma e una spruzzatina di pepe che servirà ad attivare la nostra curcuma e poi lo zenzero. Mescoliamo bene e poi mettiamo sul fuoco fino a raggiungere il bollore. Una volta pronto, vi consiglio di usare un colino per filtrare e aggiungere un pochino di latte di soia montato, che io questo passaggio qui lo adoro e lo uso sempre. Una spruzzatina di cannella ancora. Ed ecco qui il Golden Milk. Buonissimo, caldo e ricchissimo di benefici per la nostra salute. Potete tranquillamente preparare in grande quantità il Golden Milk e conservarlo in frigo per 3-4 giorni. Ora passiamo al Pumpkin Milk. Questa ricetta è ottima e è buonissima. È una sorta di cappuccino a base di caffè, latte, zucca e spezie. Ci servirà un bicchierone di latte di soia, del caffè, della zucca che io qua ho già cotto e ridotto in purea e dello zenzero fresco. E in più questo mix di spezie che sono zenzero, cannella, chiodi di garofano. Per prima cosa prendiamo un pentolino, ci mettiamo la nostra zucca, aggiungiamo il bicchiere di latte, due tazzine di caffè, due cucchiai abbondanti di spezie e mescoliamo. Poi mettiamo sul fuoco e portiamo a bollore. Una volta pronto filtriamo con un colino e anche qui aggiungiamo del latte di soia montato. E perché no, un'altra spruzzatina di mix di spezie. Ed ecco qui pronto il Pumpkin Milk. È buonissimo, molto aromatico e perfetto per scaldarci per tutta la stagione autunnale e invernale. Anche in questo caso si può preparare in grandissima quantità e conservare in frigo per 3-4 giorni. Grazie come sempre di essere passati da Naturalmente Vegano.